C'ho le lumache! Oddio, c'ho le lumache! Ho comprato le piante e ci sono uscite le lumache! Cosa devo fare? Mettici il botia, mettici il veleno, comprati la lumaca killer, mettici la trappola, mettici la farina, mettici le zucchine, le patate, fai un minestrone! Ragazzi, calma. Se volete sapere tutta la verità sulle lumache, che poi sono chiocciole, vi aspetto dopo la sigla. Allora, oggi parliamo delle beneamate e tanto odiate lumache infestanti d'acquario. Le chiamo infestanti perché sarebbe più giusto chiamarle lumache minori, ovvero lumache più grandi tipo le ampullarie che ormai sono vietate, di cui è vietata la vendita in Italia, le tilomelania, le marisa, le meritine. Vengono considerate lumache, o meglio, chiocciole maggiori. Poi ci sono tutte quelle lumachine che arrivano in vasca attraverso le piante, che sono le limnea, sono le fisa, le melanoides, le planorbarius, che vengono considerate lumache infestanti. Allora, la verità è questa. La lumachina, la chiocciolina, fa parte dell'ecosistema. Il vostro acquario non è un contenitore per i pesci, il vostro acquario è un piccolo ecosistema e in un ecosistema ogni più piccola forma di vita ha ragione di esistere. Nel vostro acquario ci possono essere anche delle planarie, dei nematodi, delle idra, dei ciclops, tanti piccoli invertebrati che vanno a completare quello che è il vostro acquario. Le lumache non sono infestanti, questa è la sacrosanta verità. Le lumache sono detrivore, ovvero mangiano tutto quello che viene scartato dai pesci. Di conseguenza, se le lumache diventano tante, state sbagliando a gestire il cibo. Il cibo è sicuramente troppo se le vostre lumache sono centinaia. Perché? Perché i pesci sono più veloci delle lumache. Ora, se vi ritrovate con centinaia di lumache in acquario, non dovete obbligatoriamente distruggere il vostro acquario per eliminarle. Vi basterà semplicemente eliminarle manualmente per limitarne il numero. Naturalmente, però, dovrete correggere quello che è il dosaggio del vostro cibo. Molti vi consiglieranno di inserire pesci mangialumache, tipo i botia, di inserire delle lumache killer. Questo qua è un concetto totalmente sbagliato, a parte che ho sentito di venditori che hanno venduto dei botia che diventano grossi come il mio braccio in acquari da 30 litri. E poi la soluzione al problema con un animale non è mai un altro animale. In Australia ne sanno qualcosa di questo. Quindi, se volete inserire il botia e avete l'acquario adatto, perché vi piace, allora potete farlo. Se volete inserire un animale sperando che vi risolva un problema, mi dispiace, ma state sbagliando. Inserire un botia in un acquario pieno di lumache è come pensare di inserire un gatto in una casa piena di topi. Mi dispiace dirtelo, ma se tu hai la casa piena di topi, tu hai dei problemi più grossi. Il gatto può, diciamo, tenere sotto controllo il sintomo, ma le cause sono altre, quindi avrai la casa piena di sporcizia. Consideriamo un po' la lumachina come se fosse il topolino di casa. Se lasciate cibo in giro è normale che il topolino venga a consumarlo. Il primo modo per eliminare i roditori è appunto non lasciargli cibo a disposizione. Loro cercheranno un'altra fonte di cibo da un'altra parte. L'acquario è un ecosistema chiuso. Se le lumache entrano, ben vengano perché faranno sicuramente un buon lavoro di pulizia delle alghe e del cibo che potrebbe avanzare, ma se diventano tante, è sicuramente un sintomo di scorretta gestione del cibo. Io spero con questo video di aver risolto e di aver fatto chiarezza su questo animale tanto odiato. Vi rimando alla prossima settimana con un altro video di Crystal Lake TV. Naturalmente vi consiglio di iscrivervi al canale.
vi consiglio di dare un'occhiata anche alla pagina Instagram del canale. Vi ringrazio tanto e al prossimo video.